Ciao, sono Marco ed oggi voglio parlare della funzione go to e della funzione virgola nel Basic. Allora, facciamo un esempio di go to che vuol dire vai a, cioè questo comando serve a far ricordare al computer di andare a una certa riga nel programma. Facciamo un esempio. Allora, scriviamo il programma, mettiamo anche la funzione pulisci schermo, 147, poi cambiamo anche il colore della scritta. La facciamo bianca, bianco col nero. E qua sotto scriviamo la scritta ciao Marco, facciamo lo schermo di nero, ok, 93 280 0 2 punti poche 3 281,0 ok, e poi sull'ultima riga scriviamo allora, per esempio, se noi la facciamo normale senza la funzione goto, la scritta verrà solo qua sullo schermo in alto, vedete? Adesso facciamo, rimettiamo la lista del programma. Se noi invece mettiamo anche la funzione, scriviamo 50 go to, che vuol dire vai a, sulla scritta 30, praticamente gli dico vai nella riga 30, che c'è la scritta ciao Marco, vediamo cosa succede ora. Come vedete c'è il susseguirsi una sotto l'altro della scritta ciao Marco. Ed ora vorrei parlarvi della funzione, per esempio, se noi vogliamo far comparire che ci sia un certo spazio ad ogni riga e che la scritta venga più verso il mezzo, utilizzeremo, la virgola che serve a questo scopo. Praticamente se io vado a scrivere, come facciamo? Per esempio qua sulla terza riga che abbiamo messo la frase, facciamo così, print, ci aggiungiamo una virgola che serve a dare spazio di 10 pixel, quindi ci farà vedere la scritta più in mezzo. Quindi ciao Marco. Premo return e quindi adesso andiamo a immettere il programma con il comando run e vediamo cosa succede. Ecco, come vedete la riga non compare più di fianco ma quasi verso lo schermo, perché mettendo la virgola ha la funzione di dare un po' di spazio su una frase all'altra, in questo caso di 10, più o meno di 10 quadrati. Ok, mettiamo qua. Poi si può fare anche in un altro modo, per esempio sullo spazio. Se per esempio io mettiamo la lista, se io voglio che la scritta uno sotto l'altro ci sia uno spazio di una riga, basta aggiungere la funzione print, che vuol dire stampa. E non ci scrivo niente, guardate cosa succede. Vede, c'è uno spazio di una riga, appunto perché con il comando stampa io non gli dico di fare niente, cioè c'è lo spazio dell'intera riga sullo schermo. Facciamo il list. Se io ne metto due, vediamo 36, print, ci
sarà uno spazio di due righe tra una scritta e l'altra, vedete? Aumentiamo lo spazio, vediamo. 37. Se metto un altro print, vedete, lista. Adesso ho messo tre print per dare spazio, vedete, tra una tre volte lo spazio, quindi mettiamo il room. Vedete, c'è ancora più spazio. E quindi anche con la funzione print si può fare anche molte cose. Ok, questo è tutto, io ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao.